Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi volevo parlarvi di un libro molto speciale. Sto parlando di Il silenzio e le conchiglie di Helen Keller. Questo libro mi è stato mandato alla casa editrice che l'ha pubblicato ed è quel tipo di libro che io personalmente già non ne sapevo dell'esistenza e poi se l'avessi visto non mi avrebbe mai e poi mai intrigato, quindi non l'avrei mai letto, però ringrazio assolutamente la casa editrice che me l'ha mandato perché questo libro mi ha sconvolto completamente. Ma di che cosa parla? Helen Keller, che è la scrittrice di questo libro, è una donna vissuta tra il 1800 e il 1900 che a causa di una malattia a 19 mesi perde la vista e l'udito. Quindi questo libro è un'autobiografia dove lei parla della sua vita, delle sue passioni, dei libri che ha letto, dei suoi libri preferiti e di come ha affrontato la vita a partire dalla conoscenza di questa malattia allo sviluppo, insomma, della voglia di leggere, della voglia di imparare e quindi come è andata la sua vita da quel momento in avanti. Questo libro mi ha reso molto, molto, molto emotiva, sia perché mi sono attaccata subito al personaggio di Ellen, che parla con una leggerezza, parla con una limpidezza, come se avesse ancora la purezza e la mente che hanno i bambini. E mi sono attaccata molto alla sua persona, alla sua storia, al suo modo di vivere, alla bellezza che riesce a vedere nelle cose anche senza vederla, alla bellezza che sente nelle cose anche senza sentirle. Ed è quel tipo di donna che mi ispira, quel tipo di donna che veramente mi sprona ad essere migliore, che mi sprona a vedere il bello nelle piccole cose. E mi sprona anche ad accettare le cose belle della vita anche quando sembrano insignificanti. Mi sono sentita molto vicina alla sua persona, sia per il suo modo di relazionarsi al mondo, sia per il coraggio con cui ha affrontato quello che ha dovuto affrontare, sia per il fatto della sua malattia, della sua sordità e cecità, perché i miei nonni sono sordomuti, quindi io fin da bambino ho dovuto comunicare con loro a gesti. E quindi diciamo che in un certo senso, almeno un po' di riflesso, posso capire cosa voglia dire non sentire o comunque comunicare, dover comunicare con qualcuno che non ti riesce a capire. Questo libro mi ha completamente spazzata via, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto commuovere, mi ha fatto sorridere. Helen Keller è quel tipo di donna che ti lascia veramente senza fiato per il coraggio e per l'amore e per l'affetto che trasmette e mette in tutto quello che fa. La storia si apre con lei da bambina che si ricorda i primi 19 mesi della sua vita in cui vedeva i colori, vedeva la luce e poi quando improvvisamente tutto si è fatto buio e sordo. Brancola nel buio, ma lei pensa di sentire tutto con i cinque sensi come se ce li avesse ancora intatti. Vive la sua vita come se lei fosse in un'altra dimensione, come se lei avesse un sesto senso che le permette di percepire e capire quello che proviamo anche noi altri. Che dire, io non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto così tanto, perché io solitamente con le autobiografie e i saggi faccio un po' fatica a leggerli, ma leggere la sua vita, che poi è anche veramente cortissimo questo libro per farvi capire, mi ha completamente lasciata di stucco, perché proprio mi ha fatto riflettere un sacco, mi ha fatto, come vi ho detto, sorridere, piangere, quindi secondo me questo è quel tipo di libro che proprio è bello da leggere perché ti fa capire quanto anche chi è più sfortunato di te può riuscire a vedere la luce. E non so neanche se quello che sto dicendo stia avendo senso o quant'altro, però veramente mi ha colpito tantissimo. Tra tutte le parti del libro, che ce ne sono veramente tante che meriterebbero di essere lette, analizzate un pochino più a fondo, che meriterebbero di pensarci su un pochino di più, ce n'è una in particolare che è rimasta con me, è proprio si è attaccata al mio io, è proprio come se lei mi avesse letto tra le righe del mio essere, proprio adesso sembra una cosa molto fatta, però veramente sto parlando col cuore, adesso voglio leggervi questo pezzettino. Il silenzio mi siede immenso sulla mia anima. Poi arriva la speranza con un sorriso e mi sussurra. Si può trovare la gioia nell'oblio di sé. E allora prova a rendere mio il sole, mia la luce negli occhi degli altri, sinfonia la musica che risuona nelle orecchie degli altri e il sorriso altrui una mia gioia. Cioè, io questo libro non ho parole, è probabilmente una delle letture più belle che abbia mai fatto in questo inizio del 2015, una lettura che io sono veramente tanto contenta di aver fatto. Quindi questo è un libro che io consiglio caldamente a tutti voi che mi state guardando, perché secondo me è
È un libro e una storia che merita. Helen Keller è quel tipo di persona che merita di essere conosciuta da più persone perché veramente ispira. È quel tipo di donna che ispira e che mi spinge solamente ad ammirarla e a voler conoscere ancora di più della sua storia e di quello che ha fatto. Questa è la prima recensione che faccio a cuore aperto perché veramente questo libro mi è entrato proprio dentro nell'anima e mi ha lasciato veramente senza parole. Quindi spero vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video.